Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 27 agosto 2010 e vedete il titolo, no? Sacre fessure e sacre scritture. Guardate, questo titolo, tanto tanto carino, non è opera mia, sapete, no, ma è dell'amico Realogicos, che mi ha scritto una simpaticissima lettera relativamente alla, diciamo così, alla permissività della Chiesa, in specie della Chiesa Cattolica, relativamente alle varie posizioni amorose. Egli esordisce, questo simpatico giovane, Realogicos, esordisce osservando che ovviamente dovrebbe quasi essere tutto permesso, visto e considerato che secondo la Bibbia Adamo ed Eva fecero dei figli maschi e figli femmine, poi ovviamente osserva si dovette andare avanti per incesti, no? Va bene? Sì, è una questione molto discussa questa, però partendo da questo incipit, Realogicos poi va ad esaminare i manuali dei confessori cattolici, no? Dice no, se all'origine, ai tempi della creazione, Adamo ed Eva fanno dei bambini e delle bambine, poi questi bambini e queste bambine si uniscono fra di loro, sono tutti incesti, no? E allora su questa linea vediamo un po' cosa dicono i manuali i preti cattolici hanno dei manuali per darvi o per non darvi la soluzione. E egli dice che osserva, questo simpatico blogger osserva, che non c'è alcuna differenza, non sono stati cambiati i manuali dei confessori, a partire da quello del 1606, poi quello del 1709 e poi quello del 1964, l'ultimo, edito dalle edizioni Paoline, e fa queste osservazioni. Per esempio, dice la regola numero 731, che parla delle posizioni nell'atto coniugale, ai punti 2 e 3 dice: posizioni innaturali, due punti, sono molte, cioè posizioni innaturali, cioè contro natura, sono molte. Per esempio, accoppiarsi con la moglie che sta sopra. Accoppiarsi con la moglie che sta sopra è innaturale. Che sta sopra o di fianco? Neanche di fianco. O stando in piedi o seduti, o dal di dietro come gli animali. E se la fecondazione è impossibile, allora sarà peccato mortale. Cioè, se praticando queste posizioni innaturali non si consegue il fine della fecondazione, queste posizioni sono un peccato mortale. E allora, però ovviamente, se invece portano alla fecondazione, allora sono peccati veniali. Va bene, per esempio, si possono accettare queste posizioni, per esempio, se bellissimo questi, se l'uno o l'altra, c'è scritto qua, hanno l'alito fetido, per esempio, se uno c'ha una gobba, è previsto, accidenti che controllo. Mi fanno tanto ridere i giovani quando parlano del New World Order, il nuovo ordine mondiale, andiamo, era già stato previsto pure qua come ci si deve accoppiare. Poi, atti straordinari, bellissimo questo qua,
Ma andiamo a leggere la regola numero 745, e che scioglierà ogni dubbio anche ai più faziosi anticlericali. Sì, perché giustamente egli osserva che in questo manuale dei confessori, in pratica, è concesso tutto, purché si vada alla fecondazione. È concesso tutto. Cioè, se non c'è la fecondazione, gli atti, le posizioni innaturali sono peccati mortali, ma se c'è la fecondazione diventano peccati veniali, una sciocchezza. E quindi ovviamente anticipa il blogger realogico, dice che qua siamo quasi al livello del Kama Sutra. Dunque, ancora, atti straordinari. Vediamo quali sono gli atti straordinari. Leccare i genitali, ma pensate un po' voi cosa vanno a scrivere i preti. Pure queste cose, i teologi, mettetela come vi pare. Leccare i genitali. Generalmente questi atti non sono necessari e neppure utili a produrre una perfetta copula. Le regole possono essere le seguenti. Essi sono solo atti veniali, ma in caso di necessità, talora di utilità, sono anche leciti. Se servono, per esempio, qua si chiama, c'è proprio scritto, c'è proprio scritto, leccare i genitali, se è necessario leccare i genitali per ottenere una erezione, allora diventano anche leciti. Poi, tra gli atti straordinari c'è anche il cominciare la copula nell'ano, con l'intenzione di completarla nella vagina. Questo atto è molto più straordinario del precedente e può facilmente sconfinare in un comportamento sodomitico gravemente colpevole. Prima regola: se si bada bene a non effondere il seme, cioè a non disperdere il seme, credo, nel fondo dell'ano, è solo veniale. Seconda regola, in caso di necessità nulla è peccato. Seconda regola, in caso di necessità nulla, se è proprio necessario, sembra di capire che va bene anche more animalium, cioè no, no, proprio la copula sodomitica sembra. Avete capito bene o devo ripetervelo? Dice l'amico, nulla è peccato. Adesso avete capito cosa intendeva quello che nella Bibbia ha scritto? Andate e moltiplicatevi. Questo dicono le sacre scritture sulle sacre fessure. Questo dicono le sacre scritture sulle sacre fessure. E basta. Beh, è chiaro che se Dio dà l'ordine e siate fecondi e moltiplicatevi, e poi bisogna pure accettare che tutto sia consentito, purché ci si moltiplichi, chiaro? E purché ci si moltiplichi, d'accordo? Quindi vedete bene che le religioni sono, cari, e ripeto, questa simpatica lettera, va elogiato l'autore di questa simpatica lettera, realogicos, realogicos, realogicos. E allora, questa lettera, che poi ci porta all'ordine divino, il primo ordine divino, siate fecondi e moltiplicatevi, questa lettera io la riallaccio ad un'altra sollecitazione dell'amico blogger Vercellic, il quale ripetutamente mi ha sollecitato, gli argomenti sono collegati, cari amici, a parlare, per esempio, del filosofo, dello scrittore Richard Dawkins. Dawkins, sapete, no? Lo conosciamo, Richard Dawkins, perché ha scritto opere memorabili, memorabili. Le opere memorabili sono Il cappellano del diavolo, L'orologiaio cieco, Il gene egoista e via di seguito. E in pratica l'amico Vercellic vorrebbe conoscere la mia posizione relativamente a scrittori come Richard Dawkins, che sostengono che la religione altro non è che un prodotto biologico.
biologico. Allora, biologico, cioè la religione come prodotto biologico è al servizio della perpetuazione della specie. Ma certo, vedete come si collegano, cari amici, le vostre due sollecitazioni, cari amici realogicos e vercellic, come si collegano? E l'amico realogicos parte dal libro Genesi, il primo libro della Bibbia, dove c'è Dio che ordina ad Adamo ed Eva: siate fecondi e moltiplicatevi, per giungere alle conseguenze relative alla Chiesa Cattolica, che dà delle disposizioni in materia di posizioni sessuali, le quali tutto sommato vengono convalidate quasi tutte o tutte, purché portino alla fecondazione, cioè alla perpetuazione della specie, alla moltiplicazione. E allora dobbiamo concludere che la Chiesa è al servizio della vita. Eh sì. Ma la Chiesa Cattolica fa parte di una religione, della religione cristiana. Come nascono le religioni? Per esempio, Richard Dawkins, sempre l'autore di opere che voi avete sentito citare, perché Il cappellano del diavolo è stato edito da Raffaello Cortina, L'orologiaio cieco da Rizzoli, Il gene egoista da Mondadori. Chissà quanti giovani hanno letto questi saggi d'alto richiamo. Cosa dice Richard Dawkins in fin di conti? Non fa altro che ripetere tutto sommato quello che già che scriveva un grande filosofo francese nella sua opera Le due sorgenti della morale e della religione. Parlo di Henri Bergson, il grande Henri Bergson, quello di opere come L'evoluzione creatrice. Però questo tema specifico che sto affrontando nel video, Henri Bergson lo ha affrontato nell'opera intitolata Le due sorgenti della morale e della religione. E che cosa dice Henri Bergson? Egli dice semplicemente che la disgrazia della specie umana è stata quella di avere in dono la coscienza, la consapevolezza di essere al mondo. E la consapevolezza di essere al mondo coincide con il fatto che gli uomini sanno di essere nati per dover morire dopo un tanto tempo. Allora, per uscire dalla disperazione di questa scoperta della coscienza, gli animali non ce l'hanno questa disperazione, magari avranno altre forme di disperazione, ma questa disperazione che ci accompagna quasi quasi dalla nascita alla morte, cioè dover sapere che lo scorrere del tempo, a un certo punto dovremo morire. E la natura che avrebbe quasi quasi compiuto un errore relativamente alla specie umana, perché taluni biologi considerano appunto la coscienza come un errore dell'evoluzione della specie. Per esempio, le corna dei cervi, che sono tanto belle, però sono un danno per i cervi, quando scappano nella foresta inseguiti, che so, da una tigre, da un leone, e le corna si impigliano nella vegetazione, capito? Così anche la coscienza, si sviluppa la coscienza, quindi appare la specie umana, e allora c'è questo shock, questo trauma, ma noi moriamo, ma noi siamo qua per morire. E allora quale può essere il salto per superare questo trauma? È semplice, dire che noi moriremo col corpo, ma saremo vivi con l'anima. Si scopre l'eternità. Cioè, non siamo animali, ecco come nascono le religioni, con una funzione consolatoria. Poi dopo ci sono tutte le costruzioni, vero, teologiche, metafisiche, via di seguito, ma all'inizio, quando le religioni nascono, sono religioni che hanno una finalità molto semplice, molto consolatoria, assicurare agli uomini che questa vita, che si concluderà rapidamente, con la consapevolezza poi che si concluderà, poi sarà coronata da una vita eterna nell'aldilà.
E quindi, caro amico Vercelli, caro amico Re Alogicos, le vostre due sollecitazioni si uniscono. Mi parla Vercelli che mi dice anche di qual è, Serafino Massoni, la tua posizione nei confronti del futuro delle religioni. E io, cari, devo concludere, cioè devo osservare che per me il futuro delle religioni è lo stesso futuro della proprietà privata, cioè non sparirà mai il desiderio della proprietà privata e non spariranno mai le religioni. Perché gli atei o gli illuministi o comunque gli atei dell'antica Grecia, per esempio, gli atei sono sempre stati, non è che c'è è di oggi il fenomeno dell'ateismo, ma gli atei sono sempre stati un gruppetto, capite? L'umanità nel suo insieme ha sempre creduto agli dei dell'Olimpo, agli dei dell'antico Egitto, agli dei di Roma, agli dei del Valhalla germanico. Nel loro insieme, le società a maggioranza hanno sempre creduto nelle religioni. E un individuo, per esempio, non è che campa 10.000 anni per cui accumula conoscenza. Dire, ma no, magari gli dèi non ci sono. No, è così breve il tempo della nostra vita che ci viene insegnato che gli dèi esistono, ci fa comodo che gli dèi o che Dio esista, e quando moriamo non abbiamo ancora fatto tempo a cambiare idea. Poi nascono i nostri figli, la vita è sempre così breve, 60, 70, 80, 90 anni, che si va avanti con questa tradizione religiosa che vi ho spiegato prima com'è nata. Le religioni nascono e qua non c'è niente da dire, cari amici, eh. A voi attirambaglio la scienza, ma io sono il primo a dirvi che, scusate, mi dispiace dirlo, che per me Dio non esiste. Io sono un buddista. Il Buddha non si era mai posto il problema, cioè il buddismo non ha né un Dio e né degli dèi. Il Buddha non ha mai detto che Dio o gli dèi non esistono. Per il Buddha il problema non si pone. Del buddismo Albert Einstein disse che il buddismo è l'unica religione compatibile con la fisica contemporanea. Per il buddismo l'universo è infinito, per il buddismo c'è una continua trasformazione della materia in energia e viceversa. Per il buddismo tutto l'universo, comprese le vicende animali ed umane, non sono altro che un susseguirsi di cause, effetti, cause, effetti, cause, effetti, cause, effetti. Per cui gli dice: bah, cerchiamo un po' di interrompere, almeno noi uomini, questa catena delle cause e degli effetti. Cerchiamo di passare dalla dimensione del condizionato alla dimensione dell'incondizionato. E la dimensione dell'incondizionato coincide con quello che il buddismo chiama il nirvana, che non è un luogo fisico, ma è uno stato psicologico transitorio di immensa felicità, una felicità ineffabile, cioè indescrivibile. Allora, io la penso come i buddisti, cari amici, non esistono per me dei o un dio, però la maggior parte degli uomini crede agli dèi o a un solo Dio, perché vedete bene che il mondo è fatto di circa 7 miliardi di abitanti. Vediamo un po' vedere la distribuzione della popolazione. Prendiamo il Dio Yahweh degli ebrei, il Dio cristiano, il Dio Cristo dei cristiani, il Dio Allah degli islamici, poi tutte le divinità del pantheon induistico, cioè dell'India, che l'India mi pare che sia abitata da più circa 1 miliardo di abitanti, o forse più di 1 miliardo, e vedete bene che poi in Africa ci sono le religioni animistiche, no? Le religioni che si chiamano primitive, e vedete bene che un 80 o un 90% dell'umanità crede o in un dio o negli dèi. Io ho verificato dalle fotografie, per esempio, che Vladimir Putin, che proviene dal KGB, dai servizi segreti, che oggi è il capo, è stato capo e oggi è quasi capo della Russia, e c'ha la croce ortodossa qua. E poi va a messa con la propria moglie una volta alla settimana, tanto per fare un esempio, capito, cari amici? Ed è il capo della Russia, va bene? E quindi, caro amico Vercelli, e caro amico
Realogikos. Voi mi avete portato a concludere che le religioni, anziché essere contro la vita, sono finalizzate a perpetuare la vita. Ecco perché le religioni accettano persino le più dure sofferenze, purché venga perpetuata la vita. La vita deve essere perpetuata a tutti i modi, secondo la religione o le a tutti i modi. È famoso il caso di Eluana Englaro. Eluana Englaro, chi non ricorda il caso, digiti su Google Eluana Englaro. Eluana Englaro mi pare che stette per 15-20 anni con la cannuccia alimentata a letto, era diventata una larva. E il papà a un certo punto volle che la cannuccia fosse tolta. Ci fu in Italia un dibattito terribile. La Chiesa diceva no. Cioè, la finalità della Chiesa è proprio quella della Chiesa, ma anche delle chiese, mica solo del cattolicesimo, del cristianesimo, di quasi tutte le religioni, è proprio quella originaria degli ebrei. Siate fecondi e moltiplicatevi, è il primo ordine. Cioè, questo ordine divino, siate fecondi e moltiplicatevi, precede il secondo ordine, che sarà all'uomo: tu uomo guadagnerai il pane col sudor della tua fronte e tu donna partorirai col dolore. Solo dopo arriveranno i 10 comandamenti, capito? Ma il primo ordine divino è siate fecondi e moltiplicatevi. Ecco perché giustamente Realogikos parte proprio dal libro Genesi, da quell'ordine là, siate fecondi e moltiplicatevi, e poi va a esaminare il manuale dei confessori, no? Nelle varie versioni che si susseguono dal 1600 sino ad oggi, e per concludere, Realogikos, che la Chiesa le posizioni sessuali le consente tutte, è come se avessero copiato dal Kama Sutra, purché il seme vada in vagina, capito? Purché il seme vada in vagina. E questo vuol dire che la Chiesa è al servizio della perpetuazione della specie, anche attraverso la soppressione di tanti diritti individuali. Perché la specie è più importante dell'individuo. Da questo punto di vista, un momento, la specie è più importante dell'individuo, per chi ci vuol credere, capito? Che sia chiaro. Però, effettivamente, dal punto di vista biologico, la natura ci insegna che davvero in ogni specie la specie è più importante dell'individuo, perché il singolo individuo animale di una singola specie si sacrifica per la perpetuazione della specie. E poi ci sono coloro che non ci credono, a Dio non ci credono, dice vabbè, io campo lo stesso pure senza Dio. Quando verrà la morte, punto e basta. Sono pochi quelli che se la sentono di ragionare in questo modo, capito? Perché la religione, quando nacque, agli esordi della nascita della coscienza, e nacque appunto con la funzione consolatoria, c'è l'immortalità. Muore il corpo, ma l'anima no, anzi, magari poi un giorno il corpo andrà ad unirsi all'anima. E beh, ma mica sono tanti quelli che riescono a sottrarsi a questa bella consolazione, capisci? E va bene, nell'antica Grecia, per esempio, avevamo Democrito di Abdera, che è stato capace di dirti: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Ma mica sono tanti, però nell'antica Grecia Democrito di Abdera era uno. Platone gli diede addosso a Democrito di Abdera per questo motivo, ma gli diede addosso alla grande, il grande Platone ce l'aveva a morte con Democrito di Abdera, perché gli disse quella frase memorabile che tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità, cioè egli escluse Dio e gli dèi, caso e necessità. D'altra parte, la stessa religione olimpica prevedeva il fato stava al di sopra degli dèi dell'Olimpo. È soltanto con la religione ebraica,
di Yahweh, con la religione cristiana di Cristo e con la religione islamica di Allah, che al di sopra di Dio non c'è nessuno. Dio crea tutto ex nihilo. Contrastando il principio di Lavoisier, il quale ti dice che a questo mondo nulla si crea e nulla si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, proprio come disse il Buddha. Il Buddha, ma il Buddha, quanti video ho fatto sul Buddha, cari amici, per spiegarvi che il Buddha ha anticipato la teoria della relatività, è per questo che Albert Einstein gli voleva tanto bene al Buddha. Il Buddha ha anticipato la teoria della relatività, ha anticipato persino la psicoanalisi, perché diceva ai suoi discepoli che la sera, prima di andare a letto, dovevano meditare non solo su tutto quello che avevano fatto nel corso della giornata, ma anche dovevano meditare sui sogni che avevano fatto la notte precedente. Perché diceva, noi siamo responsabili pure dei nostri sogni, meditiamo sui nostri sogni, portiamoli alla coscienza. I sogni sono come i nostri comportamenti. Beh, ma è quello che diceva Freud, tutto sommato, va bene. E cari amici, allora, caro Vercelli, che vuoi sapere qual è il futuro delle religioni? Il futuro delle religioni è il futuro della stessa specie umana. Finché ci sarà specie umana, la specie umana continuerà a avere delle religioni. Saranno pochi quelli che si comporteranno come Democrito di Abdera o come i cinici o come gli illuministi francesi. Sempre una cerchia ristretta, una cerchia molto ristretta. Per cui la Chiesa, cristiana o non cristiana, cattolica, un cattolico, continuerà il suo mestiere e continuerà a dire agli sposini: sì, vabbè, potete fare quello che vi pare a letto, pure peccare gli organi genitali, pure quello che peccare i genitali. Basta che il seme però renda fertile la donna, cioè il seme non deve essere sprecato. Ma vedete quanto è importante il seme, lo sperma? Ma lo sapete quanti video, no? Che i miei video si basano tutti sullo sperma, adesso pure la Chiesa gli dà importanza allo sperma? Insomma... Andiamo, va bene. Questo romanzo storico-mitologico si basa sulla storia dello sperma, hai capito, cari amici? Lo sperma non va sprecato. Ecco perché, per esempio, c'è la condanna nei confronti di Onan. Onan, l'onanismo, la masturbazione. Perché Onan, lo sperma, masturbandosi, lo buttava per terra. E lo sperma è una cosa preziosa per le religioni, perché c'è l'ordine divino. Siate fecondi e moltiplicatevi. Peccato però che i preti non lo diano l'esempio di essere fecondi e di moltiplicarsi, perché loro dicono agli altri siate fecondi e moltiplicatevi, ma loro non si sposano. Parlo dei preti cattolici, perché poi tutti gli altri, i preti del mondo si sposano. Si sposano i preti protestanti, i preti greco-ortodossi. Si sposano i preti islamici e i preti ebrei, si sposano tutti meno loro. Pensate un po' voi che contraddizione. Va bene, cari amici, io vi ringrazio. Vercelli, tu volevi che io parlassi di più di Richard Dawkins, sì, ma guarda che Richard Dawkins non è che dica molto, molto di più, sai, caro, di quello che ha già detto. Che ha già detto Henry Bergson nel libro Le due sorgenti della morale e della religione. Chiaro, è un grande saggista, ma nel corso della storia del pensiero le cose che ha detto Richard Dawkins con grande capacità di documentazione sono già state dette, capito? Ecco, va bene, comunque i vostri messaggi, Vercellic e Realogicos, sono confluiti in questo video, sacre fissure e sacre scritture. E grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.